Merda, ero mutato. Buongiorno due. Scusatemi. Buongiorno. Come andiamo? E usate le ste emote per salutare, ve le ho fatte apposta per Baco. Tutto a posto, voi? Mi sono svegliato stamattina un po' prima, bello pimpante, ho portato fuori Sif, ho fatto la colazza, ho mangiato un toast, senza crosta, perché avevo comprato quei panini lì per farmi i sandwich, poi ho scoperto che in realtà erano toast senza crosta e quindi per i sandwich erano un po' pesantini. Ci ho messo dentro il tacchino, spremuta d'arancia, caffè, una fetta al latte e sono qui. Grazie Gabriel. Oh, guarda quanti bei saluti. Grazie che usate le moto. Grazie. Buongiorno. E poi mi sono messo a leggere le news. Sostanzialmente ho scoperto, dovrò pulire anche questo microfono, farò anche questo weekend. Ho scoperto, cioè ho letto tra le news, perché oggi ho avuto addirittura tempo di leggere delle news. Pensate questo anticipo quanto mi è stato ficcante. Sono riuscito a stare un quarto d'ora per i cazzi miei a leggere le news dall'iPad. Irripetibile questa cosa. E ho scoperto sostanzialmente che, secondo alcuni vertici di Ubisoft, quelli poi accusati di molestie e attualmente allontanati, questi qui credevano che i personaggi femminili non avrebbero venduto. Quindi adesso io so chi incolpare per la doppia sessualità del personaggio e il relativo giramento di coglioni. Come sapete, io sono contro la scelta del sesso del protagonista, soprattutto se non posso modificarlo e caratterizzarlo a mia immagine. Nel caso di Assassin's Creed, soprattutto per Odyssey, dove c'era la possibilità di sceglierli, tutti dicevano che Cassandra era quella canonica. Il problema è che comunque mi facevano scegliere, e io non voglio scegliere, io voglio una trama dedicata a un personaggio che è stato deciso, scritto e creato per quel ruolo. Non voglio sceglierne uno, non mi piace scegliere. Grazie a Mamma Nerd per i suoi 41 mesi. Buongiorno signor Gatto, buongiorno a lei. E grazie anche a Nick Gnac per i suoi 10 mesi. Quindi, adesso che hanno allontanato sta gente, spero che dopo Valhalla ci sia un assassino, femmina, quello è, quello resta. Spero, me lo auguro. E poi non è vero che le donne non vendono, guardate Tomb Raiders. The Last of Us 2, poi cos'altro è che c'era? Gears, altri giochi. Non mi viene perché non mi ricordo altri giochi in generale. Che giochi ho giocato io quest'anno? Horizon Zero Dawn, bravi. Hellblade, ma siete bravissimi, avete il cervello che io non ho. Grazie a Stryza per i suoi 32 mesi. No, Metroid figa un po' âgé, Gabriel. Io parlo di roba recente. Figa. Anche gli altri, a parte Horizon, non scherzo. Nier, vero? Control. Ma ha venduto tanto Control? So che era stato molto apprezzato. Sulle vendite non so. Sekiro no. Come è uscito un nuovo Shantae? Ah sì? Non trovo mica niente qua. Scusami Gabriel, non sono perso. Vabbè, ma è il director cut.
Ragazzi, cortesemente scrivete cose decenti in chat. No, Shandai e Seven Sirens. Io ho trovato la Director Cut invece. Perché non ci sono notizie riguardo? No, si pronuncia Aigo. Ah, la recensione un mese fa, eccolo qui. Oh. Ah, perché è uscito in, sono usciti assieme. Porca miseria, me l'ero completamente perduto, sapete? Grazie a Big Tuna per i suoi 14 mesi. Sessione estiva finalmente terminata. Si torna a guardare tutte le live. Le si vuole bene, minori 3. Grazie mille. Rinnovate, ragazzi miei. Rinnovate, rinnovate, perché c'è l'Hype Train. Quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate. Non spammate in chat. Va bene, Gabriel. Ma io sento... Il microfono mi piglia il respiro di Sif. E lo sento... Non ho dato un'occhiata a Sherlock Holmes. Anche perché siamo comunque già pienissimi di altri titoli. Quindi per ora lo teniamo da parte. Non abbiamo comunque fretta. Non abbiamo fretta. Questa settimana finiamo Ghost, probabilmente oggi. Abbiamo ancora Formula 1 da portare avanti. Stasera dobbiamo finire Jalopy. Questo weekend dovrò fare il PC nuovo. E da settimana prossima Mario, che devo ancora acquistare, tra l'altro. Devo ancora acquistare Mario. Poi per la sera della settimana prossima diventa un po' che... Aspetta, ma settimana prossima siamo... No. Allora, settimana prossima... Ieri ho fatto il briefing, quindi ve ne posso parlare. Venerdì prossimo faremo una live placement su Disintegration. Ne parleremo meglio la settimana prossima, perché effettivamente io Disintegration avevo provato la beta, non ricordo se in live o meno, ma poi me ne ero completamente dimenticato. Vuoi per un periodo di mille altre uscite, vuoi perché non mi aveva particolarmente colpito... Mi hanno chiesto di farci il placement, allora l'ho ripreso in mano, l'ho riprovato e devo dire, ha un suo perché, ma ne parliamo con calma venerdì sera, che sarà appunto la live dedicata a quello. Ho fatto il briefing ieri, tra l'altro, piccola postilla, ieri ho parlato in britannico con uno degli sviluppatori di Final Fantasy XV perché lui sta lavorando a Disintegration. Giusto per dire gli amici livelli alti che ho. Mi ha detto scrivi, va bene, scriverò. Ci avevo provato ma non era partito. Non andava al server. Ah, forse non andava al server a quell'ora lì, è vero. No, ma l'avevo provato per i fatti miei. Mi ricordo che il tutorial almeno l'avevo provato. No, lo devo assemblare. Non lo assemblerò in live il PC. Vabbè, comunque vi... Col mio immancabile English humor, fortuna che ha parlato lui tutto il tempo. Il tutorial l'avete fatto tutti per essere pronti durante la live. È vero. Ok, adesso inizio a ricordare, è vero. Vabbè, comunque, questo venerdì ne parliamo, vi faccio vedere un bel po' di robina. E adesso vediamo, adesso non è che vi dico sarà il gioco più bello del mondo, però è sicuramente un prodotto interessante di cui quantomeno parlare. E purtroppo me ne ero veramente dimenticato di quella cosa lì, dalla beta mi hanno dato la chiave e poi non l'ho mai più toccato. Va bene, e comunque questo, la settimana dopo invece abbiamo altri titoli, il 28 esce Grounded. Il day one volevo farlo con Karim, adesso dobbiamo organizzarci, spero che stia meglio, oggi so che è andato in ufficio, quindi sicuramente sta meglio, però non voglio neanche strapazzarlo, anche perché domani alle 5 c'è Microsoft. Bestia, quanta roba! Per un attimo ho detto siamo addirittura... ma grazie Matt che completa l'hype train di livello 1 con il suo tier 2 di 12 mesi. Torno ad essere un fedelissimo dopo un bel po' di tempo. Buona giornata. Grazie mille. Rinnovate ragazzi che così completiamo anche il livello 2. Stavo guardando il calendario. Nel frattempo... sì, questa settimana sarà ancora di fuoco. Oggi dovrò registrare un video. Ci provo, quantomeno. Cioè, vorrei riuscirci a registrare un bel video. E venerdì magari montarlo, così riesco magari a rosicchiare via di nuovo del tempo per poi ripartire a cannone dalla settimana prossima. Dai.
la stanno tartassando nel post-Covid con gli impegni. Ma è quello il problema, ragazzi. Il Covid ha eliminato completamente tutti gli impegni. Ma che cazzo mi sono fatto? Sono sgrattatissimo, guardate. Oh, scusate. Guarda, cosa è successo? C'ho dei graffi. Si fettazzi? Ma mi pare strano. Non abbiamo giocato così aggressivamente ieri. No, non mi ricordo. Comunque... È normale che mi stiano tartassando con le robe. Tra l'altro mi è arrivato anche un PC da provare. Quindi dovrò metterlo dentro al weekly che uscirà settimana prossima a questo punto, perché questa settimana la vedo difficile. Da provare, purtroppo me li danno solo da provare. Un PC ficcantissimo, c'ha la 2070, un i7, è un portatile da 15 pollici. Ve lo faccio vedere, aspettate un attimo. Mi ha fatto ridere perché sono andato di là e c'era Sifettazzi seduto sul divano al mio posto. Eccolo qua, guarda che bello. Non so il costo, non so un cazzo in realtà, perché mi devono ancora mandare il briefing, è da provare. C'ha il culone, però devo dire, il 15 pollici è perfetto. C'ha appunto 240 Hz, la 2070, l'i7, però ancora non so tutti i dettagli perché me l'hanno solo mandato. Mi devono ancora mandare la mail con tutti, okay, con tutti i dati. Può farlo vedere? Beh, è un PC, sì che lo posso far vedere. Tra l'altro c'ha una presa della corrente un po' strana. O almeno sarò io che sono vecchio, ma questa è la presa della corrente. Vai, vai, il fuoco. No, vabbè, comunque è una specie di USB cicciona. Non l'avevo mai visto così, lo ammetto. Con dei bei ventolazzi. Mi ha fatto un punteggio di 3D Mark di 8000. Quanto costa? Non ho idea, ragazzi, non ho idea. Ma io lo devo rimandare indietro, non me lo tengo. Magari. Non chiedete, comunque, non so niente. Quel PC costa 2007, dice Skyres. Non so nella mia configurazione. Vi dirò quando mi dicono tutto. Eccoci qua. Eccoci qua, che fa? Stai buono. Ma perché c'ho la mascherona da stronzo? Ma sono veramente brutto, stai fermo. Ma perché mi sono potenziato? Quando mi sono potenziato? Ieri mi sono potenziato i vestiti? Ma perché? Perché questo qui decide per i cazzi suoi di cambiare? Ma chi te l'ha detto, scusami? Il Vendicatore era, no? Eccolo lì. E chi ti ha detto di cambiarti il cappello poi? Ma santo cielo, ma questo qua... Che indisponente, eh? Quando sento il tuo profumo, Margherita... Ma si può fare questa cosa? Ah, solo dopo aver saltato, però. No, non lo fa più. Era first try, no damage. Signore, aiutatemi! Non lo fa più, no, dai, mi sto divertendo, e nulla. Non vedete? Perché non vedete? Arrivo. Che palle, vi siete persi un momento topico. Ma perché non va? Dai, avevo fatto una piroetta su me stesso. Bellissimo, col piede perno. E F. Andate a cagare voi le vostre F. Ok. Era irripetibile, era. Peccato. Vabbè, me lo custodirò nel cuore. A caso, comunque. Vi ricordo che tutta la settimana, compreso 12 ore, che streamiamo senza problemi. Oggi problemi. Lord Sakai. Dimmi. Non parla. Allora, una tempesta incombente. Ma qui c'avevamo il cacciatore. Non me ne sbatte un cazzo, ma del cacciatore, sai? Ma che bello questo circolo. Guarda qua, come mi muovo come il vento.
Cosa c'è qui? Sempre il cacciatore di merda. Vai, vado avanti. Di qui? No, di là. Vado. Si vede bene? Fluidos. Un pulsicato adesso che si può giocare tranquillo. Il flauto fa solo il flauto o ha qualche potere? È solo un flauto. Su, dai. Oh. Un po' d'aiuto è sempre gradito qui. Signora, sono qui apposta? Loro come stanno? Sono pronti a seguirti ovunque. Il sensei ha detto loro che sei l'unico a Tsushima che può uccidere il Khan. Si chiama Stalking comunque. Ma è nuovo, senza Gabriel. Un piano d'attacco. Si trova al porto di Izumi, con un esercito. Dobbiamo scoprire i loro punti deboli. Come Dai. Superarli. E dove si nasconde il Khan. C'ha ragione. Ci servirebbe un falco per vederli dall'alto. So dove trovarne uno. Partiamo ora, le tenebre ci copriranno. Mistero. Grazie a Jack Marston, seguo il vento, ma non troppo che le fa venire mal di gola. Porto di Izumi. Sera tardi. Un quarto alle 11. No, si pronuncia Algo. Il porto di Izumi. Ho visto. Sul faro avremo una vista migliore. Dobbiamo soltanto arrivarci. Senza farci vedere. Stealth time! Gabriel, è vero, tu non c'eri! Ci hanno ucciso il cavallo. Scusa, pensavo stessi scherzando. No, ci hanno ammazzato il cavallo. È nuovo questo. Come hai fatto a riconoscere la differenza? Beh, è brutto effettivamente. Oppure sei andato via un secondo prima che ce ne dessero uno nuovo. Cosa ci fa qui il Khan? Salpa per attaccare il resto del Giappone. Come ha fatto qui. È l'ultima occasione per fermarlo. Ah sì, la scena che c'era. È stata la discussione di ieri sostanzialmente. Ti sei perso quella allora. Ci hanno ucciso il cavallo. Circa 5 minuti dopo ce ne hanno dato uno nuovo completamente a caso perché ci serviva un cavallo per andare in giro. Facciamo la cosa giusta al castello di tuo zio. Fu un rischio che salvò migliaia di vite. E se ne uccidesse altre migliaia? Dobbiamo uccidere il Khan prima che accada. Hai ragione. Dobbiamo eliminarlo. Maledetto Shere Khan. Cioè loro per motivi di gameplay e trama ci hanno dato un cavallo nuovo 6 secondi dopo che c'è appena morto il nostro. Rovinando, secondo me, a parer mio, completamente la scena drammatica del cavallo. Non possiamo arrivare da davanti, ma possiamo scalare la rupe. E introdurci Come? Furtivi da dietro. Fai strada. Cosa? La rupe? Va bene. No, non è identico. È assolutamente diverso questo cavallo qua dal nostro. Lo so perché l'altro era pagato soldi. Bella raga. La morale è: mai farti tentare dei bonus dei pre-order e degli DLC vari. Che dobbiamo fare? Era per il bello della live che l'ho fatto. Se era per i cazzi miei, lo sai che non sono un grande fan. Azzacchete! Sì, ma qui è pieno di gente. Se a questo punto mi metto l'armaturina stealth. Era la Gosaku? No, era l'armatura dello spettro. Mai potenziata. Santo cielo, dai, m'ha visto? Come non m'ha visto? Come non m'ha visto? M'ha visto ma non m'ha visto? Non m'ha visto? Come non m'ha visto? Come? Non m'ha visto? È perché c'ho l'armatura dello spettro.
Adesso mi ha visto? Mi ha sbirciato. Stanno suonando l'allarme, però. E bavangulo! Ghost of Prova del Cuoco. mi si era buggato lì appendendomi al cordino. Che palle, stavo andando tutto tranqui. Ma fa riderissimo che i morti me li lascia comunque morti. Ma che cazzo urla quella dietro? No, dai, non fa. Ma chi è che fa questi gargarismi qua? L'avvoltoio fa 11 mesi, quasi un anno, mentre metto da parte dei soldi per portarla a cena al prossimo. Potrebbe darmi una delle sue benedizioni? Scusa! Per l'esame di domani, sa, è la prima dopo molto tempo. Ho bisogno di tutta la fortuna possibile. Tantissimi auguri, ma un botto, eh? Pieno così. Dove sto andando? Cioè, chi mi ha visto in realtà? Ah, dietro. Non so se è una buona mossa di qua. Sì, c'è l'entrata, mi insinuo. A modo suo comunque è scriptatino, eh? Certe cose le devi comunque esplorare come vuole il gioco. Che paura che mi ha fatto, sto prendendo il provvisto. Vai, esamina. Ah, devo tenere premuto. Cos'è? Cos'è questo brillio? Cosa c'è in quelle botti? Provviste? Polvere fiori. Nera. Come fiori? Veleno. Ah. Una botte uccide centinaia di persone. Il Khan le vuole usare contro il Giappone. Bastardo. Non deve andarsene da Tsushima. Scrutiamo il porto di Izumi dalla cima del faro. Ti seguo. Non avrebbe senso dargli fuoco, secondo me. Grazie a Joe per i suoi 18 mesi. No, no, ieri fuori live non ho fatto un tubo perché ho montato. E basta, ho montato il video per settimana prossima e oggi registrerò. No, no, fuori live non ho fatto niente. È calmo. La quiete prima della tempesta. Potrebbe giocare a nostro vantaggio. Lascio il faro spento, così i mongoli non potranno usarlo all'arrivo della tempesta. Ma qualcuno che cercherà di accenderlo ci sarà? Una volta andati via, diamo un'occhiata al porto. Cioè, due domande, scusa, se le faranno, no, i mongoli che non hanno il faro acceso? Cioè, non è che sono stupidi. Escogitiamo un piano d'attacco. Non ho capito questo piano. È basso il gioco? Quel crinale ha un'ottima visuale sulla flotta mongola. Pensa cosa potremmo fare alle navi con i nostri huacha. Gli huacha! Sono tornati gli huacha, che bello! L'area è libera dai mongoli. Troppo aperta. È bassino i dialoghi. Ma io non so che fare. Boscata. Boh. Cioè, io non ho cambiato un cazzo, ma perché? Gli arcieri lì. Spingendo i mongoli verso l'alto. Khotun invierebbe i cavalieri per superarci. Perché parlano piana, forse. Gli uccelli sono agitati. Sembrano spaventati da qualcosa in arrivo. La tempesta, vanno a rifugiarsi nell'entroterra. Sì, però non, con scarso successo, vedo. Sono fermi. La tenuta del comandante del porto. Adesso apparterà al Khan. Vicino al molo e alla sua flotta. Ha senso. Grazie a Dexmax per i suoi 8 mesi. Il Khan sta per salpare per il Giappone. No, allora era il gioco, era il con gioco. Senti come urla adesso. Uomini. Di esplosivi. Boh, vabbè. E del mio veleno. Se non lo fermiamo. Ah, sì, mi ricordo. Sarà la fine dello shogunato. Dello shogunato? La tempesta è la chiave per la vittoria. Quando arriverà, la flotta del Khan dovrà ripararsi nella baia. A quel punto colpiremo. Distruggeremo le navi e ciò che trasportano. Ci serviranno le armi dei mongoli. Impresa semplice per una ladra. Servono anche guerrieri. Sono pronto. Può distrarre i mongoli. Io entro nel porto e poi uccido il Khan. Niente, io devo fare stealth sempre, no? Sono sempre lo stronzo che fa lo stealth. Poi per carità c'ho il combattimento più figo. Però, non mi faccio mai valere così.
pianifica l'attacco. Siamo andati lì, abbiamo detto due cazzate. Abbiamo detto, e sai che cosa? Noi adesso non glielo accendiamo il faro, ma se lo accenderanno da soli. Non ho capito veramente questa cosa qua. Ho capito che sono lo spettro, ma sono spettro perché sono intangibile, intoccabile, indistruttibile. Mica perché sono stronzo. Vabbè. Sempre qui. Aspetta che provo a seguire l'uccello. Santo cielo, tutto glitchato, incastrato. Magari ci porta una fonte della vita o qualcosa. Invece ci porta? Sì, mi ricordo. Grazie a Kemp per i suoi 5 mesi. Ho fatto bene a seguire l'uccello. Gioco svoltato, eh. Sarà qua a qualche parte. Sakai. Oh. Sensei, notizie di Tomoe? Finché i suoi arcieri minacceranno Toyotama, ma adesso l'audio è fortissimo. Vulnerabili. Dobbiamo sconfiggerli. Vabbè, convenevoli fatti. Però 8 ore per caricare, veramente inguardabile questa cosa. Sono indeciso. Figa, dai! No, mi tengo questo che è più tradizionale. Ho buone notizie. Ti guardo da dietro. Come procede il piano? Kenji ha scoperto dove possiamo rubare gli Huacha ai mongoli. Gli Huacha! È un buon inizio. Ma ci servono più guerrieri. Bravo. No. Mio zio vuole uccidere il Khan quanto noi. Si unirà all'attacco. Ah, ti sbatterà sì, in prigione. Ma l'audio che sta salendo e scendendo a caso? Nei suoi alloggi. In un forte pieno di samurai. Me ne andrò prima che si accorgano di me. Grazie a Spezzolo! Buongiorno, signor gatto. Dietro di lei una scimmia a 3 teste. Guarda, mi fa male il collo, non mi giro, però grazie. La giusta evoluzione dello stile. Fatto. Speriamo che mio zio lo legga. Speriamo che mio zio lo legga. L'ha detto caccando, l'ha detto. Non ti lascio partire senza un buon cavallo. Oh! Ecco, vedi? Potevo lasciarci senza cavallo fino ad ora, secondo me. Non posso ridarti che hai perso, ma dà loro una possibilità. E guarda che bellino. Ma è uguale. Eh no, no, mi hanno ridato tra virgolette i soldi perché è lo stesso della Dedax, no? Sì. Buono, va tutto bene. Sono tuo amico. Che nome gli darai? Non lo so.
kamikaze. Lesto come il vento. Ottima scelta. Come entrerai nel castello di tuo zio? Fate i cazzi tuoi. Sono cresciuto lì. Ricordo ancora tutti i passaggi segreti. Sono cresciuto lì. Sono ancora lì dentro. Shimura non mi teneva a bada neanche da piccolo. Dice lui. Se lo dice lui. Po 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 poro. No, beh. Ma come castello Shimura? No. Cioè, immagini di dover arrivare quantomeno da qua. Tutto per non far la figura del... Mi sono teletrasportato qua, zio! A posto? Il cuore del Gito. E all'epoca già li clonavano i cavalli. Ma che ne sapete voi? Poi mi dedicherò un po' all'esplorazione. Ai giretti. Che bello, voglio vivere lì. Quanto costerà una tenuta del genere? 2000 euro? Arrivo a 7. Sull'unghia li pago. Jin, perché sei scappato? Io più Iva. Volevo pescarti un'anguilla per cena. Cosa? Avevi intenzione di pescarla a mani nude? Ha visto Karate Kid lui. Ryuzo dice che ti libererai di me quando avrai un figlio. Jin, vieni qui. E gli spara. Il tuo amico si sbaglia. Abbiamo una lunga strada da percorrere. Ma lo faremo insieme. Sempre. Sì, guarda il mio nuovo cappello. C'ha anche i baffi. Sono ancora vestito da Ghost? Eh? Sì, boh. Perché immagino sarà un'altra quest stealth. Allora, dov'è che ci si insinua? Ma poi, ribadisco, il gioco mi permette di trasportarmici dentro? Cioè, almeno potrebbe dirmi... No, non lo fare. Vabbè. Non sorveglieranno la scappata. Non era così fredda. Attenzione, Spettro. I samurai vi stanno cercando. Volevo ucciderlo io. Ma... Non è che vorrebbe unirsi alla causa? Volevo... Entrare completamente estetto. Magari era una spia. Faceva il doppio gioco. Cosa ne so io. Perché non mi sei attaccato? Mi ha fatto anche il suono, no? Del... Cosa ho fatto? Mi ha dato anche il suono dell'headshot. Ma lui no. Lui è il più forte. Per usare le emote, fanciullini, dovete farvi la sub. Subbattevi ora con il Prime. Solo 36 euro annui. E rinnovate gratuitamente di mese in mese. Subati ora! Piaciuto questo spottino? Se attaccassi le guardie, agirei come il mostro che credono io sia. Lascia che io sia! Vedi, adesso il cappello non compenetra più. Va bene. Non era niente. Il tuo Ghost of Tsushima. Subati spesso, subati adesso. Ma dov'è? Di qua? Ah, lì su devo andare. Però immagino di dover fare tutto il giro, no? O c'è una salita di là?
è che lui da piccolo sapeva tutti i passaggi segreti. Io da grande però non li conosco questi passaggi, non ho le informazioni necessarie. Di là? O devo fare quel pontile lì? Vado dal pontile, vediamo. Sì, sicuro devo passare da dove c'è della gente. Altrimenti che stealth è? Ma c'avevamo la barra del respiro? Io mica me la ricordo la barra del respiro. Ce l'avevamo? Anche al day one? Passare sotto il ponte col rampino. Trovare un modo per restare nascosto. Grazie a Kuroshi per la sub. No, ho sbagliato! Pensavo ci arrivasse. Sbagliato, sbagliato. No, dai, da qua. Vabbè. Ma dove sono? Aspetterò che la guardia finisca i controlli. Dov'è che sono, scusami? Mi fa andare verso di là. Ma non è da qui che sono venuto. Di qua? Non ho capito. Ma vaffanculo, va. Mi aveva già fatto passare. Ma da dove? Ma perché mi ha aiutato così tanto? Vabbè. Che per carità, ero già arrivato, eh. Non è male Ghost of Tsushima. Ha dei difetti, ma va bene, si lascia giocare, sì. Molto bello. Lungo, dici Gabriel? No, secondo me invece anche come durata siamo nei canoni. Bene, è tutto a posto. Potete andare. Vedrai in Mario... Paper Mario quanto sarà lungo, quello sì. Ma anche godibilissimo in live, sono d'accordo. Ma io posso... posso parlare di me. Posso metterli KO questi? O vuole solo la kill? Niente. Dove devo andare? Ma è di qua? No, no, forse è giusto qui, aspetta. Non è vero, è un altro edificio. Ok, ci sarà un'uscita qui dal tetto? Ma quel cazzo c'è? Ok. Porca troia. Però, che sasso stealth. Ok, c'è il vento che porta di lì. Il vento del cambiamento. Qui ci sono gli spuntoni. Ma sta parlando di noi, sto strozzo. Se ne va questo o no? No, mi insino qui. Forza e coraggio. Vado qui, tanto sono tutti di spalle. Raffu, 3 mesi alla grande. Grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Cazzo, guarda sto bastardo, ma girati. Oh, grazie. Mi sarò sbagliato. Ok. I mongoli usano il veleno. Come ci difendiamo? Attento a cosa mangi e bevi. Non farti colpire dalle frecce. Attento a cosa mangi e bevi e non farti colpire dalle frecce. Mi sembra un ottimo piano. Non deve vedermi. Gli sparo? Grazie a Matteo per i 17 mesi. Quello doveva essere il nostro discorso. No, dai, parla da solo come i vecchi. Tu devi essere
Ah, perché lui gli ha scritto la letterina. Adesso gliela lascia la letterina. Dove va? Cosa fa? Ispeziona? Ah, va di sopra. Ok. E la guardia? Devo andare di sopra, devo andare. Ah no, sì, ci andiamo a parlare forse. Ma vediamo. Ah, forse la letterina se l'è preparata per fare il discorso. Ma qui la finestra potevano ripararla, eh. I mongoli si sono macchiati di crimini atroci. Ed è nostro dovere impedire che minaccino le terre dello Shogun. Ho saputo che ora il Khan usa lo stesso veleno di Lord Sakai. Non chi gliel'ha dato? In mia presenza. Perdonate, signore. Grazie a lui, i banditi ora usano il veleno per uccidere la nostra gente. Lo spettro ha scatenato l'inferno su quest'isola. Non ci sfuggirà di nuovo. Occhi aperti al campo. No! Fate ogni evento sospetto. Certo. Ah no, non doveva venire di qua? Ho visto male? Ah, forse devo utilizzare la finestra rotta. Excusez-moi. Non ci avevo pensato. Rotta e funzionale. Eccolo lì. Che fanno? Tortura la gente? Fanno bene. Porca. Ok. I suoi alloggi sono all'ultimo piano. Devo salire adesso. Sali adesso, sali spesso. Provviste. Minchia, quanta roba c'è? Ma io rubo tutto, zio. Che faccio, mi insinuo? Hanno sbaragliato i mongoli a Passo Granito e al Tempio di Jogaku. Crediamo sia opera di l'orsa... dello spettro. Cosa volete fare? Li occuperemo dello spettro. Cosa c'era qua? Una volta sconfitti i mongoli. Il Shogun è stato chiaro. Sono consapevole di quello. Mongoli e Khanna restano... La mia vecchia stanza. Certo, Lord Shimura. Chissà se potrò mai tornarci. Le spie inviate al nord sono sparite. Forse catturate o uccise. Mostrami le zone che si tracciavano. Seguiremo le loro tracce. Ok. Madonna, quante provviste. Ottimo. Ma come mi chiamano? Scusatemi, ragazzi, arrivo. Ah, sì, mi ricordo. Era Eni. Cazzi e luce. Grazie a Lovo Lollo per i suoi 4 mesi. Buongiornissimo, mi raccomando. Leggiadro come un fiore di loto. Mi sa che questa stanza qui era un bonus, non era da utilizzare. Cioè, credo, non lo so, perché era piena di roba. Vediamo, eh. Sì, infatti, vedi che qua c'è la scala appositamente piazzata per noi. Questa è casa mia, entra. Grazie a Gino Bonvino per la sua subscriptions. Una... No, ma aspetta, lì mi segna che devo stare più giù. Vabbè, proviamo ad entrare dall'alto, poi vediamo. Provviste. Mica pieno di provviste. C'è un sacco di pranzi al sacco. Eccoci qua. Dove può vederlo? Ma dove si siede lui qua nella sua... Aspetta che gli rubo le provviste. La merenda gli rubo. Sì, gli lascia il messaggino allora. Ma l'ha già trovato. È qui. Guardie. Zio, perdonami per non essere lì di persona. La flotta del Khan è radunata al porto di Izumi. Le sue navi hanno veleno sufficiente per conquistare il Giappone. A noi... Ma la prossima tempesta costringerà la flotta a rifugiarsi nella baia. È allora che attaccheremo i mongoli e affonderemo le navi. Ti chiedo... Cranker, se è tutto spoiler, siamo... Spero alla fine del gioco. Sto facendo solo trama. Se non come padre e figlio, come guerrieri, su strade diverse. Qualunque cosa credi sia diventato, ti resterò sempre fedele. Si è buttato suicida? Cos'è quel tuffo? Il cuore del Gito.
Dai, ha frenato. Ci darà retta? Secondo me sì. Ma dopo ci spara. Abbiamo due potenziamenti da metterci. Missione. Ostia. Buona giornata a tutti quelli che non guardano, ragazzi, giustamente. Cioè, mi dispiace anche essere in home in questo momento, perché probabilmente rischio di spoilerare a qualcuno. Purtroppo non è una scelta che... Lo accenderei e lo spegnerei io, se si potesse, la home. Per quanto riguarda gli spoiler, perché non li voglio fare. Sakai. Dimmi. No, ciao, non so male di parlarti. Quanti cavalli avranno portato? No, 90 metri. Olè. Perché ci hai messo tanto? Fallo tu la prossima volta, ce l'ho capito. Ci hai fatto pensare che ti avessero preso. Ma ho capito, ma il tempo... Il messaggio non è stato facile. Ma che cazzo? Il zio l'ha letto. Ci aiuterà a sconfiggere il Khan. Lo spero. Ma non possiamo aspettare. Lo so. Il vento si sta alzando. Entro domattina arriverà la tempesta. Le armi sono al sicuro? Lo sento nella punta dei baffi. Potranno causare ingenti danni. Inoltre, dei disertori dell'esercito di tuo zio intendono seguire lo spettro. Bene. Siamo pronti. Dai, Grazie a Matteo per i 3 mesi. Salve Gattone, spartero, siamo finalmente al 3. Ma sempre dovresti andare 3. Da loro. Grazie. Vogliono vedere la loro cultura. Ah, sì, mi ricordo. No, non vale la pena comprare la Play 4 per giocare a questo gioco. Vale la pena comprare la Play 4 per il parco titoli che ha da offrire. Se aspetti ancora un po', secondo me la trovi anche a poco, la Play 4 Pro. E ti recuperi tutti i titoli che non ti eri giocato. Comprarla per questo? Assolutissimamente no. Ma non ho capito, dove devo... Di qua. Aspetta che mi prendo le provviste prima. Lord Sakai. Bergamella, 10 mesi, grazie mille. Sapevo ci saresti stato. Dopo tante battaglie insieme non potevo mancare a questa. Domani vendicheremo tuo fratello e i monaci guerrieri. Ah, sì, mi ricordo. Io rivoglio il mio paese. Sa anche facoltativo qua a salutarli tutti, ma io li, cioè, insomma, anche carino, no? Devo morire anch'io. Jin. So che i sicari sono ancora in libertà, ma dobbiamo partire all'attacco del Khan. Ha ucciso mio marito e impiccato i miei figli. Deve morire. Sarà fatta giustizia. Poi riprenderò la mia caccia. E io sarò al tuo fianco. Riposa un po'. Ci aspetta una lunga giornata. O una giornata breve. Saggia la signora, eh? Signore, aiutatemi! No. Sakai. Ogni volta che trovo un fuoco, ti sono finito dentro. Finché i suoi arcieri minacceranno Toyotama, saremo vulnerabili. Dobbiamo sconfiggerli. Però che. Che affermazione! Il vostro arco sarà prezioso, Sansei. Non era quello. Non ho dimenticato Tomoe. Sconfiggeremo il Khan. Le sue frecce saranno come fragili foglie di tè. Vi sono profondamente grato. Non fare il sentimentale, Sakai.
Va bene, Sensei. Vi lascio ai preparativi per domani. Ho dedicato la vita a prepararmi. Un giorno in più non è nulla. Demo, io non ce l'ho la tua resub. No, 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 non ti vedo neanche proprio sub. Non c'è. Non sei sub. Come la mettiamo? Mi dispiace. Che portona pesante. Ah, eccoci qua, mio signore. Sei di buon umore. Ma è passato un fantasma? Ma stiamo certo. Scherzando? Com'è buono il sake, è bevuto tutto il giorno. Ma l'avete visto? Non vorrei svegliarti tardi domani. Battute a parte. È una battaglia a cui non posso mancare. Per Taka. Grazie, Kenji. Quello era un fantasmone. Follia. Paura. Ne abbiamo passate tante da quando mi salvasti alla spiaggia di Komoda. Eri così pesante che fu un'impresa trascinarti. Ti dovetti spogliare mezzo nudo per arrivare in città. Golosone. Se sono qui è solo grazie a te. Con il mio sguardo languido la conquisto. Non posso perderti, Jin. Dopo tutte le difficoltà e tutte le vittime, non posso. Devo fermare il Khan. No, non devi. Come no? Potremmo salpare per un posto tranquillo. Ma, no. Tuo zio combatte da samurai. No, no, muore poi da samurai, muore da stronzo. È questo che vuoi. Ma perché c'è dei soldini attaccati? Gli servono... No. Se io morissi, promettimi di continuare a lottare. Sei proprio un bastardo, Jin Sakai. Ma, c'è bisogno? Dovresti riposare. Ora no. Stiamo insieme ancora un po'. O riposiamo assieme. Ne dici di cazzate, tipo? No, no, ma lascialo parlare, voglio sentire che cazzate ho detto. Per carità, dimmi cosa ho detto. Porto Izumi. Allora, abbiamo una possibilità di eliminare. Ogni 3x2 un commento. Sì, è il mio modo di intrattenere, quindi. Come va con le armi d'assedio? Dov'è il problema? Piovere fuoco sulla flotta mongola. Bene. Yuna vi darà il segnale. Quando attaccherete, i mongoli correranno verso di voi, finendo dritti nella nostra imboscata. Gli esplosivi sono pronti e gli arcieri sui tetti. Vai. Grazie. Si figuri. Grazie a tutti. Andate. Jin, non c'è traccia di tuo zio. La tempesta non sì, Demo, aspetta. Devi cliccare su abbonati adesso. Pronta a dare il segnale. Ora. Allora a tuo punto, ci sta a dare la tua opinione. Secondo me dovresti darla con un po' di pacatezza aggiuntiva. I mongoli. Elimineremo. Perché sembrava più un insulto. Grazie a Lorenzo per i 15 mesi. Prendi posizione al viaggio dei pescatori, subito! Figa, dove? Di qua. Sconfiggi in forza di... Ah, no, niente. E allora va a far culo, scusami, perché c'ho ancora l'armatura stealth della merda? Sì, questa. Che però non potevo più potenziarla, vabbè, che tanto adesso non posso neanche più potenziarla, quindi è a posto. Alle spalle, Masako! Non devono attaccarci da dietro! Avanzate verso di noi! Avanti! Sì, però
Ah, lui c'aveva la alabarda, mica l'avevo vista. Prego. No, non l'ho vista neanche adesso. Adesso l'ho vista. Siamo glitchati tutti. Benissimo, benissimo, che bello. Grazie, telecamera. Adesso dovrei sbilanciarli due. Ma voglio attaccare quello lì. Non cominciamo, telecamera. Che cazzo. Voglio combattere con quello con lo scudo e niente, va contro quello con la spada. Che odio quando fa così. Ma perché quello lontano? Che cazzo. Dove va? Non vedo niente. Ma cosa fa con lei? Ma sto facendo io, ma sarò... Vabbè. Avrò il diritto di far qualcosa io da solo? Ah, non è morto! Cazzo! Pensavo. Vabbè, come si è girato. Santo cielo. Carichiamoli! O ci dai, respingiamoli! Senza pietà! Dojo! Dojo, dojo! Dojo, dojo! Dove sono finito? Ho sbagliato. Ok. M'ha preso. Non so come, ma m'ha preso. Lo stavo attaccando. Ma perché ha preso pure me? Sta attaccando lei? Vabbè. Questi attacchi ad area fortissimo. La telecamera è peggiorata secondo me dal day one. Perché non è possibile, non era così grave all'inizio. Ma stavo passando per i fatti miei, come m'ha preso? Dove va? Morto, perfetto. Chi è? Ah figa, ma è pieno di gente qui. Aspetta, ammazziamo. Oh! Ok. L'arciere, poi. Come io non è caduto, che palle. Non solo aiuto. Yuna, sei caduta? No! Yuna, però che cazzo, proprio lì? M'ha preso lo stesso, vaffanculo, va. Mi ha distratto la scritta lì, torna nell'area del racconto. Ho perso la streak, ho perso. Fatto io, signora. Dai. Dai, che dobbiamo tornare nel racconto. Dobbiamo tornare nel racconto. Dov'è andato? È tornato nel racconto. Funzionato. Il nemico si riorganizza. Non gli lasceremo respiro. Norio guida il resto delle nostre forze sul colle. Lo raggiungeremo e continueremo l'attacco. Siamo fortissimi, voglio dire. Possiamo fare quello che vogliamo, no? Sì, i nemici fanno 360. Si teletrasportano quando devono colpire. Cioè, non è che... No, teletrasportano è scorretto. Pattinano, hanno questo effetto calamita che in realtà è ambivalente, cioè sia io che la morte atroce dei mongoli al castello Shimura. Attimo.
Va bene. Tutti bene. Cioè, sia io che loro ci calamitiamo a vicenda, praticamente. Oggi il Khan morirà. Finalmente. Lord Shimura non c'è, lotteremo da soli. Ma arriva, arriva. Attaccheremo la porta principale. Distrarremo i mongoli mentre ti infiltri all'interno. Sarete sopraffatti. Arrivati fin qui, non si torna più indietro. Mai più. Non conosco guerrieri più valorosi di voi. Grazie, spero Matteo, per gli 11 mesi. Lascia fare a noi. Grazie, Drago. Cosa aspettiamo? Nessuna pietà per i mongoli! Forza! Lottiamo per Lord Sakai! Per lo spettro! Ah, sì, mi ricordo. Quindi... Beh, non mi fa impazzire dover cambiare armatura ogni volta. Questa è una proprio... Boh, non lo so. Ah, potrei potenziarmela questa. Vado? Ti immagini se posso teletrasportarmi? No, ok. Non si può fare, giustamente. Per fortuna. Sarebbe stato un po' strano. Di là. Sei entrato in una zona piena di nemici agguerriti. Di solito è così che si fa quando si va in guerra. Sono in mezzo alle piante, non mi vedo. Devo raggiungere un tetto, osservare il campo e capire dov'è il Khan. O chiedo indicazioni. No? Vabbè. Spider Cat, tu sei l'uomo con sto Tsushima. Vado. Minchia, che bello tutto questo congelamento. Quella torre di guardia è perfetta. Quella lì? Va bene. Ok. Caputtana. Secondo voi si arrampica su per questo paletto? No. Però ci ho provato, mi è piaciuta la determinazione. No. No, niente, vabbè, faccio il giro. Orca miseria, c'è uno. No. Allora vado di qua. Provviste. Ah no, aspetta. Non solo provviste, ma anche arrampicamenti. Guarda che lui c'è uno che si è arrampicato proprio bene. Perché non si attacca qui? Vabbè, ma che palle, oh. Andiamo di qua. Ma mi sembra strano dover andarmene così tanto in lì. Appunto. Forse devo andare dove c'è la guardia. Però, come detto, c'è la guardia. No, qui proprio non si riesce. Miseria. Ragazzi, non aprite vasi di Pandora e discorsi strani in chat, stiamo parlando di tutt'altro. Tranquilli, tranquilli. Godetevi la live, godetevi questo Ghost of Tsushima, ma godetevi io che non so dove cazzo andare, sinceramente. No, perché di qua non va. E ok. Di qua non va. Ah, aspetta, questo qui adesso è di spalle. Ma quell'altro non è di spalle. Mi vede. Mi firo qua. Però adesso mi vedrà se non è un coglione. E infatti, eccolo qui. Appunto, mi hanno sgamato. E quindi... Aspetta, forse non è finita ancora. Eliminiamo quale... Sta fermo. Ma com'è possibile, gatto?
Ah. Ok, abbiamo eliminato i testimoni. Che cazzo urla? Zitti tutti. Ma quindi non dovevo fare la stealth? Ha funzionato. Eccolo. Beh, una freccia e muore. Hai imparato la via della... Oh no, è arrivato lo zio. Cioè, oh sì, in realtà è arrivato lo zio. Senza pietà. Ma come... Sembra un po' Marlon Brando. Devo solo raggiungere il maniero. È un bellissimo termine, maniero. Merda. Non mi fa fare triangolo per ucciderli entrambi? Perché? Perché non me lo fa fare? Ma che stronzata! Vabbè. Sono ghost io, eh. Non c'ho tempo da... Beh, a posto. Così non ci rompiamo neanche troppo le balle, guarda. Ok. Frecce. Questo mi farà uccidere in successione? Ok, uno. Due. Ma volevo uccidere l'altro prima. Vabbè, dai. A posto, a posto. Fatto. Fatto, va bene. Con un ordine un po' strano, ma fatto. No, vibra tutto. Non ci ho preso, ovviamente. Occio, occio. Occio al tuo culo, occio. Farete perdere la striga. E ora Maxi Power. E qua. L'arco non è male. Sapete che mi ci sto trovando molto bene. In certe occasioni quasi meglio con l'arco che con la spada. Mi diverto proprio con l'arco. Boh, ciao, eh. Me l'aspettavo legnosino l'arco e invece non mi dispiace, eh. Anche con questi analogici della PlayStation mi sto trovando bene. È anche vero che l'arco non è una cosa dinamica come una sparatoria, eh. Non è un TPS, quindi sarà per quello. Non c'è automira soprattutto. Tutta questa morte. Perché tu e tuo zio non vi siete arresi. Ma lui è sempre una coppa in mano. Io ho offerto pace e voi volete guerra. Ora la gente del Giappone soffrirà. Non lascerai mai quest'isola. Ah, per me ha preso due punti in più questo gioco, eh. Ma scusami, posso mettermi l'armatura bella? Perché questa qui è un po' da stronzi per combattere. Ah, fortuna che lo posso fare, dai, posto. Mi sono cambiato lì davanti al cano. Scusa, scusa, mi cambio. Ok, però ci siamo. Popolo di Tsushima. Ah, lui c'ha l'alabarda spaziale, va bene. Bestia! L'attacco ad area. Che palle l'alabarda. È l'arma più merdosa, ovviamente aveva quella, figurati. Sì. E come gliela perdo tutta sta cazzata? Che succede? Lascerai mai Tsushima!
Guarda, neanche tu. Ma cos'è sto balletto che non capisco? Sto circense. Ma ha ucciso. No, non ancora, però quasi, Ma l'ho parato? Sì. La fine di una leggenda. Che palle. Quale prendiamo? Nel senso che le prendo io. Comunque agile questo Khan, nonostante la trippa. Dichiaro il popolo di Tsushima. Vendetta. Sono un capriccio da ragazzo. Ma perché non... Avete visto che ha fatto la schivata? Ma non era abbastanza quella schivata lì. Non lascerai mai Tsushima. E chi lo sa. Sì, vabbè, ma lì praticamente mi dà due colpi per forza. Sì, ovviamente con la mira che c'ha questo personaggio, figurati se lo prenderemo mai. Dai, ce la stiamo facendo. Sei debole. Dai. Ti sconfiggerò anche oggi, come quel giorno. Eppure hai paura. Era molto più facile, basta lasciarlo fare. Ma perché fa due attacchi in uno? Perché questo non me lo... Vabbè, non lo so, fa caso, fa. Si gira, occhio! Oh no! No, chiama anche i minion! Che vigliaccata! Però ho fatto bene, Mi curo. Ah! Che faccio? Ah no, quello potrò pariarlo, vabbè. Dove è andato? Dove è andato? Ma tutta sta gente, a me non c'ho voglia. No, 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 dov'è? Sei detto sulla nave? Ammazzo lui perché è indifeso. Dojo. Arrivo! Scusa, mi ha tirato il veleno ma non mi ha dato malus? Gigaz, 28 mesi, ho finito le cose originali. Ciao. Grazie mille. Dice con i Pichu apri il pacco Pogo. Ci vediamo lì. Che figa questa mossa. Finitelo! Finitelo, come finitelo? Sempre gli altri devono finire. Vabbè, ragazzi, non capisco più niente. Che sta succedendo qua? Con chi ce l'ho io? Ma perché non l'ha parato? Che fastidio. Ma come? Vabbè, ma l'avete vista l'animazione di questo qui con la alabarda? Si è praticamente teletrasportato questo. Vabbè. Che stronzate. Ma il Khan lui? No. Cioè, non lo so, è vestito tale e quale. Sembrerebbe. Sì, è il Khan questo. Sì, si muove anche come lui. Aia. Oh, fermi un secondo che ammazzo. Quello lì, così. E questo qua, adesso ne parliamo. Dov'è? Ma perché? No, volevo combattere con quello. Io ti odio, telecamera. Dai. Il santo cielo. Che odio. Vabbè, giustamente... No, non si allontana. Non si allontana. Ok. E posso curarmi un attimo. Adesso sono di nuovo contro lo stronzio. Che però non è più una boss fight, ma è diventato un NPC.
Ma che cazzo di... Ma è bruttissima. Cosa sta succedendo? Che boss fight brutta. Esteticamente, dal gameplay, brutto tutto. Adesso mi ammazzano, ovviamente. Che peccato. Non ci ho preso, veramente? Bastardo. Bastardo. Bella però, mi è piaciuta questa cosa qui. Di sicuro più dello scontro con Shao Kahn. Ma è ancora qua lui. Niente, m'ha infilzato. Sono morto. Non ancora, ma a brevissimissimo lo sarò. Sono in troppi. Ma dai, ma perché? Veramente? Cioè, questa è la boss fight finale, secondo loro. Ah, probabilmente la boss fight finale sarà dopo. Sì, è possibile, Gabriel. Però è comunque una cosa brutta, perché sto scappando e combattendo ogni tanto. Cioè, non è... Sarò io, ma non mi sta piacendo per niente. Mi sta proprio rovinando tutto il gioco. Tutto il mood. Mi stavo divertendo, adesso sono in un'arena di merda mentre scappo dai minion, mentre il boss cerca di aprirmi il culo. Ok. Non è andato. Ok, ne ho ucciso un altro, buona. Cioè, devo correre finché non mi trovo faccia a faccia con uno solo e posso combatterlo. Sei in modalità negativa con questo gioco? No, assolutamente no. Assolutamente no. Mi stavo divertendo fino a un attimo fa, non sto scherzando. È brutta questa parte qua. Non è detto che il gioco è brutto. Dai, per favore, ragazzi. Non strumentalizzate le parole come vi pare a voi. Ho detto una cosa molto chiara. Questa roba qua è brutta. Per il resto... super bello. Chi è questo? No! Dove va la telecamera? E niente. Non avevo visto che quello era imperiabile. Porca miseria. Vedi, poi con i nemici che si teletrasportano. Sì, anche secondo me lo zio è il boss finale. Sì, ciao. Non ha senso. Vabbè. Ho sbagliato. Non mi posso neanche curare. Adesso questo qui mi colpisce una volta e sono morto, No! Dai, dai, schiva! La telecamera, mio Dio, la telecamera. Ma c'è un altro lì? E questo qui da dove arriva? Ma, dai, ma... bomba fumogena? Tieni. Ok, gli lancio la bomba adesiva. Che merdata. M'ha ucciso. No, non c'è il lock della telecamera. Cazzo. Me la fa rifare tutta, no? Dai, forse solo la parte finale con l'ultimo boss. Stroncatelo! Porca troia. Porca troia. Ah dai, usando le frecce così effettivamente si va giù meglio.
Forse avrei dovuto farlo anche prima. Dove va? Non l'ho preso, che figura. Ma dai! Questo non gli faccio niente, beh certamente, figurati. Oh, voglio vedere adesso. Quindi? No, lui non lo uccidi con questo potere qua, non gli fai niente? Ganzissimo! E quindi? E quindi adesso c'è spada e scudo. Uccidete lo spettro! Beh, meglio spada e scudo. Lo gestisco sicuramente meglio. Non tanto, come potete vedere, ma... Vabbè, uccido lui. Dammi che mi serve vita. Aia! La freccia nel culo, no! Ok, siamo rimasti in due? Dai, 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 lo scudo me lo gestisco meglio. Ma porca tua mamma! No, la spada è infuocata, che palle. Grazie mille Michele, ti leggo tra un secondo, caro. Aspetta, vediamo la stronzata. Boom! Non gli ho fatto niente, vero? Figura. Ma lui le frecce gli fa male? Sì. Cioè, non lo so. L'ho preso in faccia, me l'ha dato Hitmarker. Però boh. Quanto cazzo è veloce questo pezzo di merda. No. Dove vado? Ah. Oh no. S'arrampicarsi. Dai, va bene. Ok. Butta giù lo scudo, solo spada? Niente? Solo scudo. Come solo scudo? Qualcun altro verrà dopo di me. Noi lo scacceremo come abbiamo scacciato te. Boom! Ah, che brutto. Sì, ricorderanno di noi per sempre. No, voi sarete dimenticati. Bellissimo. Gran finale di una battaglia bruttissima. Poi si è compenetrata la testa del can. Non so se avete visto, aveva la parte dietro, non so come si chiama, il paracolpi sul collo che si è compenetrato col corpo, vabbè. Peccato, sarebbe stata figa la battaglia finale con più fasi. Con queste appunto, con più fasi che cambia arma, però sempre nell'1v1, l'avrei preferito. Gli ha tolto la maschera. Questa è tua. Ah beh, giusto. Ma non stavo usando quella, ma ok. Un po' si brucia il cappello. Beh, basta un tizzone.
Sì, effettivamente poteva, aveva senso prendere la testa per dimostrare che l'abbiamo ucciso. Tempio di Jogajue. Il cane è morto, ma resta ancora l'esercito. Chiaro. Non saremo al sicuro finché non lo rispediamo in mare. E quando ci riusciremo? C'è uno che si masturbava nel frattempo. Avremo una nuova vita. Un tempo sapevo come sarebbe stata. Ora non so più nemmeno chi sono. Una grande guerriera e un'amica leale. Ma hai detto una brava persona. Quello è il passato. In futuro potrai fare scelte diverse. Capito, ma il bambù non si lascia mai. Dammo. Andiamo, Kazu! Non possiamo restare qui. Mio zio verrà a cercarci. No, non verrà. Dopo Perché? La battaglia ha inviato un messaggero. Che dice? Un'offerta di pace? Non proprio. Vuole vederti alle acque tranquille sotto l'albero dalle foglie rosse. Duello finale. Da piccolo è un'arena quella. Ti accompagno. Devo affrontarlo da solo. È tutta la mia famiglia. Lo so. Sì, sì, 100% ci sfida, ragazzi. È un'arena quella cosa Fa lì. Fa ancora male. Pensare a Taka. Ah, già sta. È vero che suo fratello è morto. Capelli. La risata composta. Le volte che si infuriava perché bevevo troppo. Beh. Per tutta la vita è stato parte di me. E ora sono sola. Non è vero. Non sei sola. Ci sono io. Uno spettro che appartiene a tutti. No, non credo che si muoia, Gabriel. Un gigolò, insomma. Meraviglioso. Potrebbe essere tranquillamente uno screensaver. Ce l'ho. Sapete che effetto mi sta dando Ghost of Tsushima? Non mi veniva fino ad ora, adesso ve lo dico. Grazie a Guidu per la sub, grazie mille. Mi sta dando lo stesso effetto dei vecchi Assassin's Creed. Non so se vi ricordate l'emozione che avete provato quando avete giocato per la prima volta Assassin's Creed 2. Vi ricordate che era bello anche solo accenderlo per farti un giro? Devo togliere il cappello per le espressioni nel finale? Dai, lo faccio per voi. Anche se per la gloria sarebbe il caso di lasciare tutto. Come si toglie? Metto questo. Dai, mettiamo qualcosa di poco coprente. La fascia dello spettro. Però gli tolgo anche la maschera perché sennò non vediamo l'espressione. Santo cielo. Ho capito, ma come faccio a prenderlo sul serio? Dai, mettiamo questa. Aspetta, potevo potenziarmi anche l'armatura? Eh? No. Non sto dicendo che è uguale a Assassin's Creed 2. L'effetto che ti dà, che ti viene voglia di accendere, ti veniva voglia all'epoca di accendere Assassin's Creed 2 solo per farti un giro per la città per quanto era bella. No, non per il gameplay, non tolto gameplay tutto quanto, solo accendere e farti un giro. Mi sta dando la stessa identica sensazione. Io sono qui,
Sono contento anche, e probabilmente lo farò anche finito il gioco, di accendere, guarda che bello, guarda che meraviglia. Spero di essermi spiegato. Confronto? No, per carità. Anche perché sono arrivato. Voglio dire. Fa cacare. Perfetto, fa cacare. Che dobbiamo dire? Una merda, quindi. Confermate, è un gioco schifosissimo, morta. Lo aspetterò sulla banchina. Dai, andiamo su una panchina. Sì, passeggiare per Firenze era bellissimo, anche io lo facevo. Fra i tradizionali non devi poggiarci le labbra? Ti immagini se non viene lo zio? Non c'è, non viene più. C'è i cazzi suoi, lui. Eccolo. No. Jean. Oh no, ma è un ricordo? Zio. Perché ci ha cambiato? Non pensavo che saresti venuto. La spada è rimasta quella, effettivamente, però si è cambiato di vestito. Quindi lo toglieva da solo l'elmo. Possiamo scacciare ciò che resta dei mongoli e ricostruire casa nostra. Non è compito tuo. Lo Shogun ha sciolto il clan Sakai. Adesso non sei più un samurai. Aia, sei uno stronzo. Ho sacrificato tutto per la mia gente. E lo rifarei subito. Arrivano nuovi samurai a rimpiazzare i caduti. Occuperanno la tua terra e la tua tenuta. Devo dire addio alla mia casa. Vieni con me. Ti porterò lontano perché... Il racconto di Lord Shimura. Sì, diventa un Ronin. Però... Scusami, quella scena lì che ti faceva vedere la spada dello zio piantata a terra, non era un po' spoilerina? Che bello. Niente, finito. Finito l'effetto foglioline. Vai, zio. Ah, posso cambiarmi? Ah, no! Vedi, vedi. Beh, effettivamente c'ha l'uniforme Ronin, quindi se l'ha già preparato, se l'aspettava, diciamo. Sarai ancora agito di Tsushima? Sì. Lo Shogun vuole che addestri i suoi guerrieri contro i mongoli. Bene. Si fermeranno solo con la conquista dell'intero Giappone. Passerò il resto della mia vita a impedirglielo. Avrei voluto affrontarli insieme a te come padre e figlio. Puoi risposarti e creare una nuova famiglia. Ostia. Sì. Suppongo di sì. Come gliela messa giù brutta, però. Pare gli serva una mano. Ehi, ti aiutiamo noi. Non disturbatevi, signore. Sciocchezze. Non ci riesci da solo. Dai, ma che cattiveria da dirgli. Stronzo. Troppo gentili. Il fango è più denso di quanto sembri. È un carico pesante. Dove sei diretto? A Jogaku. L'esercito dello spettro è lì. Ha un esercito? Non lo sapete? Salverà per le steppe mongole sulle ali di una tempesta e darà alle fiamme le loro case. Ma, grande obiettivo. Ma non mi risulta. Questo è tutto ciò che posso offrirgli. Spero sia utile. Prosegui pure per la tua strada. Ma che... Qui abbiamo un esercito adesso e dobbiamo andare a spaccare il culo ai mongoli a casa loro. Grazie, okay. Signori. Jogaku è molto distante. Fai attenzione al fango. E ai mongoli. Certo. E ai ribelli. E alle creature. E gli orsi. E i cani. Non so di che parlava. Non ora. Seguimi. Lo sa lui. Attenzione.
e le frecce e il veleno. Ogni giorno sempre più gente si unisce a voi. Lo Shogun è preoccupato. Tanto quanto me. Non c'è nulla da temere. Che farà la gente all'arrivo dei nuovi clan? Si inchinerà ai samurai o li tradirà in nome dello spettro? Non permetterò che accada. Mi ascolterà. Il mio soldato più fidato si oppose davanti a tutti. Così la gente ha imparato a disobbedire ai capi. Attenzione. Niente, era colpa di tutto. Che i tuoi seguaci ti obbediranno. Effettivamente. C'è zittite. Scendi da cavallo. Andiamo a piedi, Jim. Come vuoi. Andiamo a onorare i defunti. No, i civili non si possono uccidere perché sono immortali. E infatti non capisco perché abbiano paura dei mongoli. Dove riposano 7 generazioni di Sakai, compresa tua madre. Ma un cimitero di famiglia, quindi mi stavate dicendo che non si può fare. Onoriamo i defunti. Mi piace tutta l'ambientazione. L'ambientazione credo che sia la cosa più bella del gioco. È straordinaria. No, non combatteremo mica al cimitero. Cazzo, qua? Che scena. Sì, effettivamente è un'arena. Mi mancherà. Anche a me. Lo Shogun ti ha dichiarato un traditore. Ah, adesso gli dice. O t'ammazzo io, o arrivano loro. Lo spettro è un bandito. Ha insegnato alla gente a sfidare i comandanti. Per potersi difendere. Col veleno. Un dono che desti al nemico. Dovevo impedirti di mandare altra gente a morire. Ancora non sappiamo come il nemico ha avuto il veleno, comunque. O sbaglio? Tu non hai onore. E tu ne sei schiavo. Eri mio figlio. Ora la dinastia Shimura deve continuare senza di te. Con una nuova famiglia. E il costo è la mia testa. Prenderla. È la mia punizione. Il nostro ultimo giorno. È bellissimo. Un po' scontato, ma molto bello. Molto, molto bello. Gli dice che comunque è suo figlio? Le ultime parole del no. Clan Sakai. E del clan Shimura. Bellissimo. Dite che dobbiamo combattere? Pensieri sulla perdita. Spero di non dover combattere io perché sarebbe un po' anticlimatico, ecco. Però vabbè, adesso vediamo. Mm-hmm.
pochi presenti. Un legame spezzato. Qui è l'addio. Ti immagini se ci fa combattere con le spade di legno? I tuoi genitori saranno sempre con te. E poi dopo ci cambia il twist sul finale con le spade vere? Sarebbe bello. Ti addestrerò. Diventerai il miglior guerriero nella storia del clan Sakai. Ti crescerò e sarai mio figlio. Sei pronto? Sono pronto. Avrei preferito di no, vabbè. Perché? Cos'è successo qui? Perfetto. Ecco perché non volevo farla. Figlio mio. Perché adesso probabilmente non finisce così, ma me lo fa rifare. Perché dobbiamo vincere noi. Deluderò lo shock. È per questo che non volevo il combattimento finale, ma vabbè. Cos'è successo? Buggata, porca vacca. Nulla. Addio, figlio mio. No, ma è ovvio che non possiamo perdere, ragazzi, perché poi dopo c'è tutto l'open world da esplorare. Per me era proprio scontato che dovessi vincere io. Il problema è che mi perde il pathos con questa boss fight. Poco, insomma, buggatina, Vabbè. Bellissima la scena, la musica, il posto, tutto quanto. Peccato per... È vero, hanno buttato il fodero, ma ce l'hanno addosso. Non ci avevo fatto caso. Ok. Dai. Straziato per sempre il mio spirito. Uccidermi lo strazierà ancora di più. Deluderò lo show. No! Vedi, un parry mi entra, il secondo non entra. Il terzo non entra. Poi fa la schivata a caso. Peccato. No! Niente. Perché mi hai voltato le spalle? Sì, molti giochi ti fanno partire prima del finale per l'open world. Però... Lasciami andare!
In questo caso sarebbe stato brutto. Anche perché lui a tutti i personaggi secondari ha detto: guarda che finita la battaglia, comunque ti do una mano, sarò con te, tutte cose così. Straziato per sempre il tuo spirito. Uccidermi lo strazierà ancora di più. Deluderò lo show. No, porca troia. Che odio. Queste mosse imparabili una dietro l'altra. E niente ancora. Non vuoi farne altre 8? Tua vendetta per averti deluso. Non è la mia vendetta, è il mio castigo. Ma sì, ma quanti chilometri ha fatto per venirmi addosso? Dai, vabbè. Sapevo che mi incazzavo proprio nel momento drammatico, bellissimo. Dove va? No, ma ci sta che sia tosto. Il problema è che è tosto per i motivi non sbagliati. Non voglio farti del male. Perché il personaggio fa esattamente il gameplay di The Witcher. Fa le schivate un po' come gli pare. Dovrebbe fare il parry, però lui se la schiva una certa. Il nemico si fa i chilometri quando ti deve colpire. Hai straziato per sì, si teleporta sostanzialmente. Uccidermi lo strazierà ancora di più. Non voglio farti del male. È la tua vendetta per averti deluso. Non è la mia vendetta. È il mio castigo. Beh. Madonna, all'angolo l'ho messo. Avevo aperto la modalità foto per errore. Ma adesso che muore lo zio, cosa succede? Da guerriero. Ostia. No, beh, lo uccido ovviamente. Ho detto onorami. Ci mancherebbe. Mamma mia. E se faccio così invece? No, no, devo cioè, bello. Lo uccido. Povero zio, ci manca risparmiarlo per averlo in vergogna. Infatti, infatti. No, no, io lo uccido per onorare il suo desiderio di morte. Cioè, non ci perdonerebbe mai, sono sicuro, sono sicuro. Vai. Mi dispiacerebbe troppo. Sì, se non lo uccido io si ammazza da solo, probabilmente. Come un grande guerriero. Una guida saggia. Padre.
Grazie, figlio mio. Bello. Cercami nella prossima vita. Wow. Lo farò. Bellissimo. Gran finale. Ah, titoli di coda? Bellissimo. Grazie allo spettatore. Nel frattempo sono 7, purtroppo è sempre meno il tempo che posso dedicarle live, ma ci tengo a manifestarle così il mio supporto. Grazie mille. No, veramente gran finale, eh. Mi ha emozionato molto questa parte qui. Sapete che sì, tanto tanto, eh. Poteva essere sviluppato un po' di più il rapporto con lo zio, però è stato molto efficace e mi è piaciuto comunque molto. Veramente bello. Peccato per quella battaglia che mi hanno fatto fare. Potevano farmi fare dei quick time event del cacchio. Sarebbe stato più bello, secondo me. Perché la sfida così mezza buggata mi ha un po' rovinato. Poi il finale ha recuperato tantissimo, assolutamente. Però sai. Dici no, quick time event. Non lo so, qualcosa di diverso. Perché la battaglia anche con lo zio che ha fatto così. Poi ha fatto un metro come... si è teletrasportato e poi mi ha dato la botta. Ti rovina un po' il mood, no? Un po' come la battaglia con i Minion di prima con il re dei mongoli. Non lo so. Per il resto, veramente bello. Veramente bello. Grazie Becco Scarpa. Buongiorno Gattone. Vorrei ringraziarla per avermi fatto conoscere tutti quei titoli meno noti, come ad esempio Outer Wilds, di cui sono ancora innamorato. E di cui ascolto ancora con una sonora su Spotify. Anch'io lo faccio. Volevo dirle buone arti marziali. Sì, ormai. Grazie anche a Marta, e siamo a due. La ringrazio Gatto per tutto il divertimento che ci regala. Grazie mille. Che voto gli diamo? Sarei sull'8. Io sarei su un 8 pieno. Perché per me ci sono dei difetti abbastanza importanti. Trama fantastica. Però insomma. No, il finale assolutamente vale la pena. Vale assolutamente la pena. La piena. Per me è un bell'8. Poi se devo metterlo in comparazione appunto con l'8,5 che ho dato della Last of Us 2, è ovvio che questo qui non può essere allo stesso livello. Però mi è piaciuto molto. Per me è un buon 8. È un buon 8. Una trilogia? Oddio, in realtà il suo finale ce l'ha. Non so che cosa si potrebbe aggiungere. Ho paura che un sequel potrebbe essere more of the same. Ancora i mongoli da sconfiggere, però con nuove insidie da parte dello Shogun. Non lo so, sinceramente. Joppa, io non sono d'accordo.
Anche secondo me è un sequel sminchia tutto. 8 mi sembra tantino per i difetti che ha. Beh, allora, bisogna sempre considerare quanto ti è piaciuto un titolo. Ovvio che non è un voto oggettivo, è un voto soggettivo. A me è piaciuto molto, mi ha emozionato, mi ha divertito tantissimo il gameplay. Ha dei difetti che lo hanno penalizzato molto e per me diventa un 8. Però per me è veramente un titolo godibilissimo e super divertente, che mi è piaciuto. Ma è una cosa personale, ovviamente. Se a voi ha fatto cagare, ci sta... Gli potete dare 5, 2, dipende. Il 7,5 della stampa è giusto, ma ingiusto è in base a che cosa? Cioè, perché il mio parere non può contare? Cioè, perché mi devo, per forza devo... Ah no, ha ragione la stampa, è 7,5, mi sbaglio. No, il mio parere personale che è un 8. Non posso averlo, un parere personale anche io? Porca miseria. Mi è piaciuto, fine. I cari e vecchi buoni gusti, eh. Per te la stampa ha dato i voti giusti, va bene, ci sta. Per me un mezzo voto in più ci poteva stare. Ma esattamente come per me la stampa ha dato voti troppo alti ad altro. Ci può stare, no? È il mio parere. Il mio. È assolutissimamente soggettivo. Non ho la minima intenzione di elevarmi a più di quello che sono, ovvero un intrattenitore. L'ho giocato insieme a voi, ve lo consiglio. Mi è piaciuto. Questo è il mio parere. Si dice oggettivamente la stampa anche i voti alti li ha dati giusti. Non sono d'accordo. Posso essere comunque della mia opinione riguardo a qualcosa, no? Non vi capisco veramente. La stampa non ha la risposta in tasca. Sono esseri umani come noi, magari al lato tecnico sono più pragmatici, però se vanno a premiare delle cose dandogli dei 10, quando invece il titolo magari non è comunque da 10, prendiamo sempre ad esempio lo Zelda Breath of the Wild, che è un capolavoro, ma per me non è da 10, e immagino per molti altri non sia da 10, perché quasi totalmente esente di trama, ma la trama coi foglietti, santo cielo, la mancanza dei dungeon, che erano una delle cose più belle, e una quantità di sacrari infiniti più o meno belli, insomma, quel titolo lì non è da 10. È un titolo meraviglioso. Perché gli hanno dato 10? Per l'impegno che c'è stato da parte di Nintendo e per premiarla per il rischio corso. Ha senso darglielo? Sì, però non vuol dire che sia per forza un titolo da 10. 10 non è perfezione, è l'eccellenza. Uguale. Non sono comunque d'accordo. Per me il 10 di Zelda è esagerato. Poi, ribadisco, credo che ognuno abbia il diritto di dire la propria opinione. Non vedo perché qualcuno debba venirmi a dire hai sbagliato perché questo non è questo, non è quello, oggettivamente. Cioè, oggettivamente non c'è niente. È soggettiva questa cosa. Per me è un 8. Mi è divertito, mi è piaciuto, me lo sono veramente goduto. Mi è piaciuto andare in giro, mi è piaciuto ammazzare la gente, mi è piaciuto sbloccare nuovi combattimenti, nuovi vestiti. Mi è piaciuto. Questi voti sull'impegno si perde un po' il senso della critica e valutazione. Sì, lo so, però nel momento in cui capisci perché viene dato un voto, ci va bene. Se non siete d'accordo con le mie decisioni di dargli un 8, avete ragione. Cioè, cadute nel cimitero di famiglia. Belle anche nella morte. Ma parla delle foglie. Cioè, voi avete diritto ad avere la vostra opinione su questo titolo. Può piacervi, come non piacervi. Ah, armatura dello spettro.
No, sì, è sempre quella. Mi rimetto questa. Esattamente come credo di aver diritto di avercela io, la mia opinione, no? Santo cielo. Ecco qui. Ah, sì, mi ricordo. Le è piaciuto ammazzare la gente? Robinerto, ciao Gattone, rinnovo adesso libero dagli esami estivi, ringraziandola per la compagnia e live in pasta. Ma la benedizione funziona anche dopo aver fatto gli esami? Dai. Perché una gliela chiederei. Comunque, grazie di tutto. Tanti auguri, scusami, singhiozzo. Jin, mi piace la tua. Sì, c'è la possibilità di cambiare il colore delle armature. Devo accontentarmi ora che il clan Sakai è sciolto e sono considerato un traditore. Ho sentito di tuo zio. Mi dispiace. È morto. Ho fatto quello che dovevo. Importa solo che tu sia vivo. Hai sconfitto Khotun Khan e lasciato i mongoli senza un capo. Il Giappone è salvo. Ma il nostro paese no. Le forze del Khan sono bloccate. Chiaro, classica gabola per farle allora continuare a giocare nell'open world. E sono contentissimo. Ishikawa sta ancora cercando la sua allieva. Si starà chiedendo come mai non l'ho ancora raggiunto. Dov'è Lady Masako? Sta cercando i sicari della sua famiglia. Ho offerto il mio aiuto, ma lo ha rifiutato. No, dobbiamo andare noi. Non dovrebbe farlo da sola. La troverò. Hai parlato con Norio? Ha detto che ai monaci serve aiuto. Dovrei vedere come sta Yuriko. L'invasione è stata dura. Ecco, magari un recapone così non è bellissimo. Abbiamo degli affari in sospeso a Tsu. È vero, non dimenticare. Tsushima ha bisogno di te. Non lo dimenticherò mai. Bene. Copriremo più territorio se ci dividiamo. Colpiamo i mongoli da tutti i fronti e riprendiamoci casa nostra. Dai. Io, Jin. Stai bene. Certo. Anche tu, Yuna. No, no, ma ci sta a discutere anche sul voto e sono anche... Mi fa piacere sentire la vostra opinione a riguardo. Però un conto è, mi dite, guarda, secondo me è un 7 argomentando. Dirmi, no, ha ragione la stampa che gli ha dato 7,5, è un insulto dargli mezzo voto in meno di The Last of Us 2. Lì però mi va a perdere tutto il senso. Cioè è bello chiacchierare, è bello raccontarsele le cose. Però dovete un attimino... argomentare anche voi, dare la vostra opinione. Poi ci sta, se voi siete di un'opinione diversa dalla mia, mi fa piacere sentirla, se ne discute assolutamente. A me è piaciuto. Ah, abbiamo rubato la cosa del fossi qui, zio. I monti gemelli del clan Sakai. La mia famiglia non cadrà nell'oblio. Il coltello di Yuna. La lama è smussata. Incredibile che sia ancora integro. È stato fedele fino alla fine. Oh no! La sella di Kage! Ha un odore quasi dolce, ma è letale come una lama. Quanto avrà impiegato Yuna per farlo? E lei a farmi dei doni quando sono io a doverle tutto. Il miglior sake di Kenji. O bellino. Così dice. Dovremmo berlo insieme. Bombe. Ah, sì, bello, bellino, grazie al Bose per gli 11 mesi. Allora, oh, figo che mi sblocca tutto. Vai, mi dice, vai. Bello. Però voglio fare questo. Cos'è? Danza dell'ira, mi garba. Dai, sei qui vicino. No, non credo si possa mettere l'armatura dello zio, però ci può stare anche come cosa. Dov'è? E qua. Avanti, casa. Dato fine non lo provi. No, dovrei ricaricare da molto prima, non ho salvato addirittura. Dovrei rigiocare dall'inizio della live. Può essere stato lo spirito della vendetta di Yarikawa. Fate attenzione, signore. Yarikawa è un luogo pericoloso. Cos'è successo qui? Stavamo camminando e abbiamo sentito delle urla. Li abbiamo raggiunti, ma era troppo tardi. Si saranno uccisi tra loro? No, è lo spirito della vendetta di Yarikawa. Uno spirito? Voi era quello che abbiamo visto prima. Parte della storia. Queste sono belle. Una l'ho fatta offline. Tempo fa, offline. I samurai del clan Yarikawa erano gli spadaccini più abili di tutta l'isola. In ogni generazione
A un signore veniva svelato il segreto di famiglia, una tecnica letale chiamata la danza dell'ira. Che male. Poteva penetrare le difese di ogni nemico. La danza dell'ira ebbe come massimo signore Lord Tokiasa Yarikawa. Benché fosse amato dalla sua gente, non accettava il potere del clan Shimura. Bramando disperatamente il controllo, scatenò una ribellione che si prese innumerevoli vite. Il padre e i fratelli di Lord Shimura caddero per mano della danza dell'ira di Yarikawa. Ma a teste mosse segrete. Ma con segrete. L'aiuto del clan Sakai, Shimura pose fine alla ribellione e giustiziò Lord Yarikawa. Prima di morire, il traditore giurò di vendicare il suo popolo conquistato dalla tomba. Ora portano offerte al suo spirito ai santuari tra le rovine della città vecchia. Pregano per la morte. Non ho guardato l'albero delle abilità, effettivamente. E lo spirito della vendetta di Yarikawa risponde loro con la danza dell'ira. Sei convinto che sia stato quello spirito a ucciderli? Erano mercanti noti per imbrogliare i propri clienti. Si arricchivano truffando. E qualcuno ha pregato che morissero. I santuari sono stracolmi di offerte allo spirito. Pregano per una vendetta di sangue. Dove sono questi santuari? La gente brucia paglia e petali di fiore per fare del fumo bianco, così che lo spirito possa trovare le loro preghiere. Va bene. Guardate fumo il bianco. Cielo, mio signore. Ragazzi, non scrivetevi troppo in privato tra di voi, per favore, perché veramente state facendo un discorso tra voi. Cioè, io ho dato la mia opinione sul voto. Se volete chiacchierarne con me, un conto. Se volete parlare tra di voi, fatelo in privato, per favore. Non dimentica la rovina portata dal vostro clan. È passato tanto tempo. Non per loro. Please. Per me è veramente un gioco bello completo, ci sono tante cose da fare, c'ha i suoi difetti, santo cielo, c'ha i suoi bug. No. Ah, cerca fumo bianco, giustamente. Nella città vecchia però, dov'è? È qua, ok. C'ha i suoi bug, le sue compenetrazioni, i suoi problemi, assolutamente. La trama comunque non brilla per banali, cioè per innovazione, ma è comunque ben raccontata, ben narrata, gli ambienti sono meravigliosi. Insomma. A me è piaciuto tanto, cazzo. A me è piaciuto tanto. Mi manda comunque. Oh, scusa. Ok, di qua. Fumo, fumo, fumo. Qua c'è della nebbia. No, fumo. No, ma questo forse è magari un accampamento. Proviamo la città vecchia. Un santuario della vendetta di Yarikawa. Ah, invece era giusto. C'è un messaggio, andiamo a leggerlo. Ah no, potevo leggerlo dal cavallo. Heitaro è un traditore del popolo. Si trova nel campo vicino, merita la morte. Va bene. Heitaro è un traditore del popolo. Si trova nel campo vicino, merita la morte. Deve essere il campo dei profughi. E qua. Figlio, sono già arrivato. Salve. Grazie a Dumbrins per i suoi 10 mesi. Domani Formula 1, sì. Lord Sakai, come possiamo aiutarvi? Ah, chi è Heitaro? Mi ricordo. Io. Qualcuno ha chiesto alla vendetta di Yarikawa di ucciderti. Ostia. Ma perché? Non capisco. È una spia mongola. Ogni notte sparisce per ore. Non vuole dirci dove va. Come? Lo sanno tutti. Se stai aiutando i mongoli, lo scoprirò. Non lo farei mai. Lasciate che ve lo dimostri. Come lo dimostra? Fatelo confessare, signore. Farò chiarezza, ma non qui. Seguitemi. Va bene. Grazie a Lollo, dove posso trovare il cappello più bello del mondo? Qui! Beh, vada. Con la sua bella corsetta. Prego. Pregavano per uccidermi? Dovresti preoccuparti più di me. Io esisto davvero, lo spirito no. Ma, signore, io l'ho visto. Ah, sì? E dove? Per strada, tre banditi volevano derubarmi. Lo spirito gli tagliò la gola e svanì. È qui che vengo ogni notte. Ma è lì dietro, come fanno a non saperlo dove va? Sepolto. Si chiamava Tojiro.
Eravamo legati. Ma nel campo vivono la moglie e la sua famiglia. Li ferirei se glielo dicessi. Ho capito. Capisco. Ma la gente del tuo campo ha paura. Non è un posto sicuro per te. Dove posso andare? Parti verso Ariete. Va, prima che sia troppo tardi. Ah, così? Grazie, mio signore. Sì, però così adesso tutti penseranno che è veramente una spia, scusa. Boh, vabbè. Non ho trovato una soluzione effettivamente efficace. Altro fumo? Domani la live di Xbox, ragazzi, dalle 5. Dalle 5. Mi raccomando, numerosi. Sento l'hype per domani? No, in questo momento sto pensando a oggi, devo ammettere, sono un po' stanchino. Questa settimana mi sta un po' tartassando. Spero sia l'ultima. Cioè, dopo questa settimana dovrei avere un po' più di respiro. Quindi oggi sto pensando a oggi. Ammetto che mi è sceso un po' l'hype, semplicemente perché adesso sono concentrato, perché oggi devo registrare il video. Un video. E poi prossimamente dovrò provare il PC, devo montare il video, devo prendermi un po' avanti, anche perché agosto è alle porte e poi manca poco. Insomma, non sto trovando il fumo, però. Quindi in questo momento ho la mia mente settata sull'oggi. Domani in teoria c'è Karim. Io non voglio fargli strafare, vediamo come sta. Lui ha detto che sta bene, che è in ufficio oggi, però sentiamo domani, perché lui, cioè, ne abbiamo parlato quando è stato lunedì. Poi ho avuto questa ricaduta, sempre lunedì, tra l'altro. Sto trovando il fumo. Santo cielo. Fumo nero. Vediamo come sta, perché se sta male, cazzo, fa benissimo starsene a casa e riposare. No, ieri l'ho visto abbastanza bene, Karim, in live. No, lunedì. Decentemente. No, quando è che ne abbiamo parlato allora? L'ho visto molto meglio di quando l'avevo sentito. Forse l'avevo sentito domenica. Non mi ricordo più. Questi giorni passano. Vabbè, comunque vi dirà lui come sta oggi. Bello fresco, bello aggiornato, insomma. Se è andato in ufficio vuol dire che sta meglio. Ieri stava bene da Old Gen. Ok. Non ho seguita la live di Old Gen, stavo montando. Eccolo! Cazzo, finalmente, 2 ore che ho cercato sto fumo. Sì, mi vedi, ha fatto la live, sembra in forma, però ho alzato le braccia, cazzo, mi sembrava un dalmata. Più che altro gli è rimasto addosso veramente per qualcuno tanto. Probabilmente perché non si è riposato abbastanza. Gliel'avevo detto di stare più tranquillo. Invece fa. Il morbillo come i bambini. I mongoli schiavizzano il nostro popolo. Sono accampati presso il fiume. Ci penso io. I mongoli schiavizzano il nostro popolo. Sono accampati presso il fiume Kushi. Non lontano. No, come no? Distruggeteli. È compito mio, non dello spirito. Va bene, però non mi stai dando. Ok. No, il gioco è finito. Stiamo facendo secondarie. Come è giusto. Lo spirito ha ucciso i cavalli. Che storia. Ha ucciso tutto. Guerrieri con scudo. Non è affatto facile ucciderli. Beh, sono peggio quelli con la alabarda. Non sono mongoli. No. Perché li hanno uccisi? Ah, c'è uno. Liberatemi, vi prego, signore. Calmo, ora ti libero. Sei libero. Cos'è successo? Lo spirito li ha ammazzati tutti. Poi se n'è andato. Credevo di morire in gabbia. Chi erano le persone con i mongoli? Sono quelli che mi hanno venduto. Sei libero. Vai. Oh, grazie. Che storia, lo spirito li ha ammazzati, ma l'ha lasciato vivo. Cioè, scusa, l'ha lasciato imprigionato. Controlliamo i santuari.
Controlliamo i santuari. Birbì. E dov'è l'area? Aspetta che adesso me la deve ricaricare. Ti trovi peggio con i bruti? No, i bruti una volta... sempre qua. I bruti, una volta sbloccata la forma della luna qui, tu gli spammi triangolo e loro vanno giù. A meno che non abbiano dei minion, sono abbastanza semplici. Sono gli alabardi che mi danno più problemi, perché sono quelli che si teletrasportano di più e affondano tantissimo. Ah, lì del fumo. Cos'è questo? Ah, tira fuori la spada, ok. Sì, faccio bene andare in giro a cavallo, però siamo arrivati. Quelli con l'ascia sono super stronzissimi perché fanno attacchi ad area. E anche gli alabardi, e hanno un'area più grande. Un altro santuario. Eccolo. Se qui c'era un messaggio, lo spirito l'ha già preso. E quindi? Raccogli l'offerta. Uno scontro è vicino. Aggiornamento horror di No Man's Sky? Ragazzi, io No Man's Sky non lo so, perché da una vita che dicono è aggiornato, è nuovo, è rifatto. Non lo so. Non lo so. Era comunque una gran... C'è uno che corre lì. È comunque una gran cacata l'ultima volta che mi avevano garantito che era una roba fighissima. Non lo so. Mi insinuo? No, non si può. Ma è un buco hobbit? Attraverso quel varco. Qualcuno vive qui da molto tempo. Era di un samurai Yarikawa. Ah. Quindi la leggenda è vera. Pieno di pulci. Provviste, gliele rubo. Offerte prese dai santuari dello spirito. Scusa, no, qua io. Ok. Adesso che no. Ah no, aspetta. Un vessillo degli Yarikawa. E le lettere. Una bella grafia, ma queste parole non hanno senso. Parlano di Lord Yarikawa come se fosse vivo. Forse un samurai Yarikawa è ancora vivo? Devo scoprire chi è. Devo controllare un'altra offerta. Bella casa comunque, complimenti. Allora, fumo. Siamo dentro? Sì. Fumo. Eccolo. Grazie Mali Gioia per la sub. Buongiorno. Vi vedo poco reattivi adesso. Avete preso sonno? Che sono le 11:15. Ah, ma era qui dietro, vabbè, ci arrivavo uguale. Tutto bene? Siete svegli? Caffettino? Anche il caffettino delle 11. Eccoci. Sakai è l'ultimo del suo clan ed è un servo del cane Shimura. Portatelo al giardino degli dei così che possano assistere alla sua morte. Allegro come messaggio. Per uccidere me, andrò al giardino degli dei. È ora di finirla. È ora di finirla! Vado al giardino degli dei. Signore. Dica. Come le dice? Dov'è questo giardino degli dei di cui si parla tanto? Mi sa che siamo arrivati. E quindi cosa devo trovare? Altro fumo bianco? Sì, eccolo. Però non posso entrare dal tetto, presumo.
Entriamo dalla porta. Bomba fumogena, no? No. Ho sbagliato? Sembrava. Ah, la signora che vuole parlare, dici? Oh, non credo. Torna alla città vecchia. No, no, è qua, è qua. Questa è l'area. Lì ci sarebbe il fumo. Che però cos'è che fa fumo? Non si sa. Grazie. Mi piace essere stiloso per voi. Dirigiti al giardino degli dèi. Lord Sakai. Sì. Dov'è? No, torna alla città vecchia. Ma porca puttana. Giardino sarà un giardino, no? No? Ma porca troia. Che poi è piccola quest'area. Dove cazzo è? La colonna di fumo viene dalla casa. O ce n'è un'altra? No. C'è quella che viene dalla casa che abbiamo visto prima. Lord Sakai. Ah, forse questi. Dove posso trovare il giardino degli... Oh, vedi, si ferma a chiedere... Dove va? Cercate le statue delle nostre divinità, scolpite da Zonkaku. Qui vicino. Esse vegliano sul giardino. Cerchiamo le statue. Eccolo, questo... Oh, guarda. Questa colonna di fumo, stavate dicendo. E cazzo, mi sembrava distante di qua. Va bene, ci siamo. Lo spirito era qui poco fa. E invece... Ecco le statue. Statue degli dèi. Deve essere il loro giardino. Lo spirito non c'è. Però c'è un messaggio. Questo messaggio è per me. La vendetta di Yarikawa è qui per te. La vendetta di Yarikawa è qui per te. Sei tu lo spirito. Sono il vento che scuote le ceneri. Sono la vendetta di Yarikawa. Spargi sangue con un metodo scomparso insieme a un clan di traditori. Chi sei? La figlia di un samurai? Una superstite della ribellione? Tutti morti. Questa è una terra di spettri. Mica che inquietudine. Credo che si muovesse col collo rotto proprio per farlo spirito. Oppure era fatto male, non lo so. Chi vuole la mia morte? I contadini che si inchinano a te, i mercanti che ti sorridono. Tutta Yarikawa prega per la morte di Shimura e del clan Sakai. Non tutti, c'è chi perdona. Gli altri bramano vendetta e io li accontenterò. Che dobbiamo fare? È molto semplice. Ecco come ti muovi. Yarikawa è la tua tomba. L'ho detto, l'ho detto. Si muove come lo zio, effettivamente, per certe cose. No, meno. Oh no, di nuovo. Sì, si muove proprio come lo zio. Anche lo stesso dono del teletrasporto. Cosa sta succedendo? No, ma me stava parando. Non eri nessuno. Vabbè.
Ero parato, non so perché mi abbia ucciso. E che dobbiamo fare? No, non sono tutti così i combattimenti. Quelli di spada, duelli, sì. Benissimo. Cosa sta succedendo alla telecamera? Ecco come ti muovi. Yarikawa è la tua tomba. Non lo so. No, non mi entra nei perri con quella roba lì. Oh oh, la vedo male. Ecco, la vendetta. Non so, c'è proprio un momento in cui non funziona più. No, no, può essere parato l'attacco, può essere... Quelli rossi sono quelli non parabili. Vedi? Cioè, questo lo potevo parare, ma non lo so. Allora, quello l'ho schivato, io non so come. Quell'attacco là proprio non mi viene più. Ecco come ti muovi. Yarikawa è la tua tomba. Cosa stai facendo? Ammazzo. Imparo. So come sconfiggerti. No, tu morirai. Va bene. Danza dell'ira, eh? Successo. No, ho sbagliato, aspetti. Eri una grande guerriera, ma hai lasciato che la rabbia ti accecasse. Ora la danza dell'ira è mia. La userò come avresti dovuto fare tu. Fico. E abbiamo sbloccato una nuova abilità. No, ma la colonna sonora è bellissima, anche gli ambienti, tutto quanto. Cos'è questo? Vediamo. Oh, che schifo, però c'è la scolopendra. No, non mi garba. Un po' bruttine sono anche queste opzioni che ho sbloccato finora. Sì. È stato un anziano. Ma quelli che ci guardavano... Ai. Vabbè, sapete cosa? Io quasi quasi mi fermerei un po' prima oggi. Mi fermerei una mezz'ora prima che magari mi riposo un peletto. Tanto il gioco l'abbiamo finito. Sicuramente ci giocherò ancora un pochino per i cacchi miei, perché mi è divertito molto. Devo dire che è stato proprio un bel giochino divertente. Mi sono divertito, che è lo scopo appunto dei videogiochi, motivo per cui videogiochiamo, no? Io quasi quasi vi saluto già adesso, mi vado a riposare un po', perché dopo dovrò anche registrare e fare un bel po' di roba. Cucinare anche. Bella insalatina. E noi ci vediamo belli pimpanti stasera, vi va? Con Jalopy. Con le parti finali, sostanzialmente. Ci... le finiamo. Sì, ci sono molti difetti in questo titolo. Però, io personalmente ci passo sopra. Se dico al mio capo che stacco prima, secondo te si arrabbia? Dipende, io non ce l'ho un capo. No, oggi sono un po' stanco. Scusatemi. Beh, c'è anche da dire che ieri abbiamo fatto un'ora di live in più. Era ieri. No, l'altro.
Ragazzi, vi ringrazio come sempre per donazioni sub e sub. Vi raido i termosifoni. E diciamo tanti auguri Liezar, che è il suo compleanno oggi, è il suo compleanno. Ragazzi miei, buon proseguimento di giornata. A stasera.